Francesco Gurlo, è tutto pronto per un nuovo format innovativo per quanto riguarda il calcio femminile? Sì, sono contento intanto di collaborare con un emittente importante come Icaro TV, che avrà insomma il compito di trasmettere per tutta la stagione la storia del Riccione calcio femminile. Credo che finora non hanno avuto coraggio di poter entrare nel mondo femminile come lo faremo noi. Io il coraggio ce l'ho, il Riccione calcio femminile ce l'ho, e quindi racconteremo le ragazze stile campioni, stile Cervia Calcio 2.0, ma andremo anche a raccontare lo spogliatoio, perché siamo nel 2022, credo che nei giusti modi anche quella... no, non si può entrare perché... sì, si può entrare e bisogna raccontare anche le ragazze in quel momento, perché il calcio, lo spogliatoio nel mondo del calcio è importante. Ringrazio in anticipo tutti quelli che collaboreranno con me e con noi, e sono sicuro che è un aiuto in più nel racconto e nella crescita del calcio femminile, non solo in Italia ma in Europa e nel mondo, perché poi insomma gireranno le immagini, quindi in bocca al lupo a tutti.